Ciao a tutti, allora io volevo iniziare, diciamo, questa seconda puntata di questa miniserie sul calciomercato estivo di Livorno, facendo ancora una volta, ancora ulteriormente le mie condoglianze, anche se probabilmente questo video non lo vedrà mai, però io lo faccio. Per me è indifferente, cioè non mi interessa, voglio fare uguale le mie condoglianze al nostro ormai ex allenatore, Davide Nicola, perché penso che ormai lo sapete già, però io lo ripeto, purtroppo. Qualche giorno fa, perché ormai sono passati svariati giorni, è accaduto un terribile incidente a suo figlio, Alessandro Nicola, che fra l'altro è stato travolto, questo da quanto ho letto, è stato travolto da un bus mentre era in bicicletta e purtroppo, solo a 14 anni, ci ha lasciato. E niente, quindi volevo ancora una volta fare le mie condoglianze, ecco. E ora, niente. Posso passare, diciamo, al calciomercato. Questa era una piccola parentesi che ci tenevo a fare. Ah, un'altra cosa, se sentite i buuuu è perché c'è il ventilatore, che qui io bollo, fa caldo e si muore. Allora, innanzitutto io vorrei, diciamo, parlare delle uscite, ecco, delle vendite. In particolare, io penso, come sapete tutti, la cosa principale è quella di Paulinho, perché Paulinho dai, perché era da un po' di tempo che aveva detto che probabilmente da via, infatti così è stato, è andato via. Meno male, proprio diciamo per dire, perché già a me mi dispiace se è andato via, però ho detto che è andato via, meno male, è andato via e in un'altra squadra, che vabbè, specificherò, è andato all'Al Arabi, ora mi abbrevio di parole, per all'incirca una cifra intorno a 7-8 milioni per quanto riportano i giornali. Con fra l'altro un contratto triennale da 2 milioni di euro l'anno, quindi sono anche tanti soldini. Meno male è andato via perché fino al giorno prima della sua partenza, che fra l'altro stasera è successa qualche giorno fa, lui l'ha mandato certo al Verona. Ora io non è per di, però. Io sinceramente, come dissi già nei video dei commenti sulle partite, già quando ci fu la partita Livorno-Verona e Verona-Livorno, io lo dissi che era una squadra che ci sono delle squadre lì che magari uno non simpatizza e diciamo che anzi gli stanno un po' antipatiche, ecco. Verona è a fronte dell'antipatia, decisamente antipatiche, sia per diciamo un po' come squadra, un po' come cose è, ma soprattutto anche per la tifoseria, non tanto dal punto di vista politico, perché ognuno può avere, cioè, può vedere la meglio pare, ma bensì sulle ossa che dicevano, c'è una persona purtroppo che non c'è più, ovvero Morosini, che l'hanno diciamo offeso. Ora vabbè, non voglio entrare in argomento, perché sennò poi sono anche sui discorsi di Livorno-Verona, su Livorno-Fiorentina, sui discorsi di Rossia, però diciamo che non è bello però si è fatto noi, per noi generalizzando, diciamo contro Rossi, anche se era qualcosa di, per quanto brutto, però era qualcosa di umoristico, ecco, ma però lo hanno fatto loro veramente ma veramente una cosa brutta brutta, cioè fa male una persona che purtroppo non c'è più, è brutto brutto. Comunque, vabbè, sono sta Paulinho, se n'è andata, però la cosa non è più importante da dire. Così come se n'è andato dell'Agnello al Barletta, e che fra l'altro questa Savi fa sfumare l'idea, la possibile idea scambio che si era creata fra Varese e Livorno. Varese, fra l'altro, società come il Siena, fallite, insomma, che c'era questa ipotesi di scambio dell'Agnello vantaggiato, più vabbè, probabilmente perché cifra di euro, di va, però. Diciamo che la fa sfumare, nonostante vantaggiato comunque rimanga un'idea a sentire che Livorno vorrebbe, cioè un'idea del Livorno che appunto vorrebbe come acquisto, ecco. E sì, me lo sono scritto sul fogliettino comunque le cose. E poi diciamo che veri e propri, diciamo, cessioni per quanto riguarda la prima squadra non ce ne sono state. C'è stato Biasci che è andato alla Lucchese, però diciamo che questo lì era un giocatore che faceva parte soprattutto della primavera, quindi lo considero. Sì, importante, ma non magari come gente che faceva parte, proprio parte della prima squadra, ecco. Però vabbè, no, sa che giustamente l'ho voluto riportare. E invece per quanto riguarda le possibili cessioni, diciamo che c'è questo Ceccherini che tutte le volte, siccome sia per l'età e per quello che ha fatto vedere, è un giocatore che non si è comportato male quest'anno, nonostante fosse il suo primo anno in Serie A. E infatti c'è l'idea, tipo c'è il Cesena, poi ci fu in passato anche altri ospiti, tipo
se non sbaglio il Parma, insomma ci sono state svariate, diciamo, richieste, ecco, da parte di svariate società. Però nonostante lui fa sempre parte del governo, anche se ci sono appunto ogni tanto queste ipotesi su alcune squadre di Serie A che lo vogliono. Poi, no, a parte le cessioni, che non è più un giocatore di Livorno, ma che l'anno scorso ha fatto parte di Livorno e è stato svariate volte nominato, purtroppo negativamente, è Megara, che fra l'altro è stata nipote, anche se lo voglio dire perché mi è rimasto un po' nel cuore, nonostante tutto, praticamente lo vuole il Cesena, anche se il Cesena appunto soprattutto su Babacar, che dipende dalla Fiorentina cosa ci vuole fare con lui. E niente, questa, no, sì, cioè ci sta che il prossimo anno si vedrà se rimane questa Megara al Cesena. Comunque, vabbè. Poi passiamo invece un po' dagli acquisti, quelli ufficiali, ecco. Allora, di ufficiale c'è stato il giovane Rafati, che leggendo è un giocatore che secondo me è promettente, non mi dispiace che sia venuto. Classe 94, preso dal Genoa, che fra l'altro questa serie è successa, se non contemporaneamente, all'incirca lì diciamo durante il primo video, ecco, perché tipo è stato ufficializzato il 10 o l'11 luglio, quindi è lì col video precedente. Poi c'è stato, a sentire una cosa che è successa, è recente, l'arrivo di Maicon, quello della Regina, che fra le altre cose, non so se diciamo con il suo arrivo tante ipotesi, perché io non vorrei dire la cavolata, mi pare che lui sia un esterno, ci sta che la dia la bomba, ci sta, e quindi non so se tutte le ipotesi, diciamo, degli esterni verranno, diciamo, accantonate o continueranno ad esserci. E poi a sentire deve venire Ghiringhieri dalla Juve Stabia, anche lui è un giovane, non mi ricordo che anno è, mi pare sia un giovane, perché mi ricordo sia lui e Nart, insomma, classe 75, stacchi della bomba, però mi pare sia lui il giovane di 22 anni, quindi se dia un'altra bomba, scusatemi. E niente, che l'hanno già dato all'incirca, come è fatta, sinceramente non lo conosco, però riportatelo, ve lo riporto a voi. Poi invece, diciamo, per concludere, volevo un po' finire con tutte le ipotesi, tutte le idee che voleva Livorno, che sono tuttora fattibili e quelle no. Allora, quelle non fattibili sono Petagna, che alla fine ha firmato con il Latina, in prestito c'è andato. Poi Angelo, del Cosi, del Siena, che secondo me il Siena c'ha qualche giocatore che Livorno, se c'ha la possibilità di prendere, perché per giocare una buona per la Serie B ce l'ha il Siena, col fatto che è fallito, sicuramente saranno svincolati e costeranno 2 euro per lì. Diciamo Angelo, che dovrebbe essere fallito, ma che anche lui è andato alla Latina. La Latina il prossimo anno farà una squadra che a nomi secondo me può mettere tra virgolette paura. E poi no, regola basta. Diciamo invece giocatori che, a parte il primo che dirò, che non sicuro, perché è una notizia vecchia, quindi non so poi come si è sviluppata, che possono essere sempre, diciamo, fattibili a Livorno, sono tutti all'incirca tutti esterni, perché si può essere da Vitale, che è lui il primo, che non so tuttora cosa abbia fatto, perché è una notizia che io scrissi un po' di tempo fa e poi non mi sono più non formato, non ho più visto niente, ecco. Poi c'è un ex che rischia veramente di venire, rischia tra virgolette, perché all'incirca dice che se dovesse venire non so da giorni, cioè fra poco c'è la sulla firma, è Surraco, che non mi ricordo se lo dissi già questa sera, comunque la ripeto. Surraco a me, quando era Livorno, non mi dispiaceva mai il giocatore, non si comportò male, anzi rimasi un po' sorpreso quando Spinelli decise di venderlo, ecco. Quindi se è all'incirca il Surraco che mi ricordo io, anche se sono passati degli anni, non mi dispiacerebbe, ecco. Poi c'è Di Roberto. Poi c'è Rizzi, che Rizzi è giocatore di un giovane della Roma, e Castiglia, che Castiglia, vedi, non mi ricordo se ho confuso questo Ghiringhieri, questo che parlavo prima, con Castiglia dell'età, e ci sta che sbaglio anche su questa salita. Comunque, queste sono le ossa che riporta nel giornale e vari siti web. Diciamo che Livorno, da come vedo un po', sta cercando soprattutto una punta, perché fra le altre cose si vede che Galabino non convince, nel senso, quando fanno l'ipotesi, formazioni, vedi va, vedi che Galabino non è titolare, ma bensì c'è Dionisi che fra l'altro anche è stato occhiato ultimamente da qualche squadra come il Frosinone, anche se lui ha detto chiaramente che vuole rimanere e vuole far bene qui. E niente, dicevo,
Vedo che Livorno sta puntando soprattutto sulle esterne e su almeno una punta. E a livello di età, bene o male, cerca di restare negli anni presi, diciamo, dai 20 ai 30 anni, a meno che dovesse poi succedere qualcos'altro in futuro. E niente, aspetta, non ci sarà da dire altro. Diciamo che da qui si però ne ha fatti pochi, perché sì, sono tante appunto idee, ma di ufficiale ha fatto Rafati e Mekon e questo Grignelli, che io l'ho sentito venire fuori da due giorni, per dire. Quindi non so nemmeno chi sia, non so nemmeno se è vero o falso. Se l'ho detto, perché l'ho detto, io mi baso soprattutto su vari siti web, quelli che magari per più aggiornati, che ci tengono. Sono, nonostante a volte tirano delle bombe assurde, però ne parlano spesso, cioè danno svariate notizie su Livorno, nonostante sia una squadra della Serie B. Della Serie B, perché se si va a vedere, tipo, magari non so, Sky o Gianluca Di Marzio, con tutto il rispetto, fa a parte di Paulinho, poi di Livorno non senti niente, cioè lo senti ogni tanto quando c'è, se va bene, l'ufficialità di qualche giocatore, se no, qualche idea, non dia niente. Quindi mi baso soprattutto, lo ammetto, su tutto il mercato web. E ripeto, non che questo è il migliore, perché io ho una sorta di déjà vu. Il migliore se lo dissi già nei precedenti video, tipo Maranta, appunto, di testa, se mi baso su questi siti che perlomeno. Farsi o meno queste notizie le scrivano e mi sono piuttosto aggiornati i miei siti. Comunque, vabbè, non so se volevo dire. Insomma, detto questo, io non ho da dire altro. Niente, se io questi giorni, il giorno stesso, perché oggi è 25 luglio, mentre monto il video, leggo qualcos'altro, comunque lascio tutto, tutto in descrizione, o se no poi, come ho fatto i Rafati, lo dirò nel prossimo video, che anche quello, a meno che come purtroppo è successo, che magari non ci sono grandissime notizie, anziché uscire magari, come ho detto, in 10 giorni, magari come ho fatto appunto questa volta lì, se appunto queste notizie non ci sono, magari posso farlo uscire tipo il prossimo video, fra 15 giorni, ecco. Insomma, dipende tutte le notizie. Vabbè. Detto questo, io non ho da dire altro, appunto, e quindi niente, spero che magari avete trovato informativo, traducendo virgolette, questo video, e allora ci vediamo al prossimo, al terzo, diciamo, alla terza puntata, al terzo episodio, come vi pare. Via, ciao a tutti.